fatto ricorso al Tribunale di Genova per attribuire il mio cognome al nostro bambino, perché abbiamo un'idea di famiglia democratica e il cognome rappresenta un tassello importante della famiglia e rappresenta una parte importante dell'identità dell'individuo, nel caso del minore, del bambino. Quindi che parte nasce da lì e poi si trasforma sviluppo della sua personalità. Ecco. Perfetto. Nell'ambito del giudizio abbiamo eccepito l'incostituzionalità della norma che attribuiva in modo automatico e derogabile il solo cognome del padre al figlio al momento della nascita. L'eccezione è stata accolta dalla Corte d'Appello di Genova e quindi la questione è rimessa alla Corte Costituzionale. L'8 di novembre la Corte Costituzionale ha deciso per la dichiarazione di illegittimità della norma implicita del nostro ordinamento che prevedeva questa automatica attribuzione del solo patrimonio. Nella parte in cui, sul presupposto dell'accordo dei genitori, vieta la possibilità di attribuire anche il cognome materno. La pronuncia della Corte Costituzionale è stata estesa anche con riguardo ai figli nati fuori dal matrimonio e anche con riguardo ai figli adottati. Giace attualmente ed è stata ripresa la discussione al Senato, alla Commissione Giustizia, del disegno di legge 1628, che auspichiamo arrivi alla conclusione dell'iter parlamentare, con l'adozione anche di alcuni emendamenti che migliorano il gioco.